Can you say something for television, for the official Universal channel? So, Paul, la prima cosa che voglio chiederti è vero che hai fatto gran parte degli stunts da solo perché sei un fan del parkour? Is that true that you've done almost all of your stunts by yourself because you're a big fan of the parkour? No, I couldn't say almost all because we had so much going on, but whenever it was on my unit, whenever there was an opportunity for me to do it, I did it. But we only had 5 months to do this entire shoot, and so as a result, we had 3 different film crews going, right? So when it was around where I was working, I did it as much as I could. But that's just the reality of filmmaking. We only have 5 months to put together a movie like this, on this scale, with this much action. We have a very limited window, so we do everything that we can to maximize the time that we have. Insomma, non è proprio vero. In realtà ho fatto tutto quello che potevo, ogni volta che potevo permetterlo lo facevo, ma lo schedule del film, cioè la pianificazione del film, era di 5 mesi, avevamo 5 mesi per girare e quindi per fare prima si sono usati gli stunt, anche perché ci sono delle assicurazioni non indifferenti, questo l'ha trascurato, ma lo dico io. Un'altra domanda che ti devo fare, l'ultima, last question, poi I'll let you go. Voglio sapere, tu sei l'attore col maggior numero di chilometri sulle spalle, hai preso parte a tutti i film, quanto hai guidato? You are the, among all the actors in this movie, you are the one with the most Fast and Furious movie on your shoulders. How much have you actually drive in this movie? Quite a bit, but it's the same thing as before. The good thing, though, is that I actually race cars. So as far as the driving talent's concerned, I have more than any of the other cast members. So there you go. Grazie mille. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Altre televisioni. Allora, cosa ha detto? Ha detto che alla fine il discorso, bene o male, non è diverso da quello per gli stunt. Attenzione, The Rock. Non è molto diverso da quello degli stunt fatti senza le macchine, anche per le macchine non ha potuto guidare lui per tutto quello che avrebbe voluto o gli sarebbe piaciuto, specialmente poi le scene più complesse e pericolose sono quelle che richiedono un maggior periodo per essere girate e quindi devono essere fatte in fretta, devono essere fatte dai professionisti. Però, ha detto Paul Walker, tra le persone che hanno preso parte, tra gli attori del film, lui è il più veloce, lui è quello che ha più esperienza con le macchine, l'abbiamo raccontato prima, lui è molto molto appassionato di auto da corsa e quindi ha fatto capire che per quanto poteva guidava lui quando era possibile e che comunque se ci fossero state sul serio delle gare come si vedono nel film, c'è un'incredibile gara a 5 con le macchine della polizia, lui avrebbe stracciato tutti quanti.